Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Assassin's Creed Unity. Oggi continueremo la storia principale. Se vi ricordate bene, la scorsa volta ci siamo lasciati con quell'incontro fra i Templari che abbiamo segretamente ascoltato, quindi abbiamo origliato. Faccio un po' riassunto di quello che è successo anche dall'inizio della storia. Allora, è stato ucciso De La Serre, che è il Gran Maestro dei Templari, da questi due che sono stati commissionati dal Gran Maestro, da come abbiamo visto nei ricordi. Poi abbiamo scoperto che il metallo che ha ucciso De La Serre è un metallo specifico prodotto da un solo argentiere, quindi andiamo da questo argentiere. E ci svela che c'è questo templare che lo tiene in ostaggio per produrre delle armi segrete. E quindi noi andiamo da questo templare, scopriamo da lui, facendolo fuori, che in realtà non è lui che ha commissionato l'uccisione di De La Serre, la congiura contro De La Serre, ma infatti questo Gran Maestro era amico di De La Serre. E infatti la lettera che abbiamo visto all'inizio della storia, che doveva essere consegnata a De La Serre, l'aveva scritta proprio la Frenier, che era questo templare che si pensava avesse ucciso lui De La Serre, ma in realtà no. Poi siamo andati in questo hotel che la Frenier voleva assaltare per fermare questo incontro, per fermarlo, per bloccarlo. E a questo incontro, facendo fuori la Frenier e bloccando proprio la Frenier, abbiamo scoperto prima di tutto dove si trova Elise, che sarebbe la nostra amica che adesso andiamo a trovare qui, che dobbiamo liberarla, e poi altre cose che vi spiego dopo. Ora iniziamo. Elise! 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 Al diavolo! Dov'era? L'hotel Wasan? Merda! Quindi abbiamo sbagliato hotel, benissimo. Allora, abbiamo sbagliato hotel, ok. Allora, vabbè, non è nemmeno così distante, dai che ce la facciamo. Allora, che dopo l'introduzione molto, come posso dire, qui ho parlato molto, adesso stiamo tranquilli e giochiamo serenamente, dai. Allora, guardiamo. Che è? I briganti, ok, vai. Ok, chi sei? Non puoi fermarci. Chi è? Che ci fai qui? Ok, dopo. vai, allora. Ok, combattiamo con Elise, che anche lei è abbastanza forte. Nonostante la lentezza dell'ascia, comunque molto forte. Intanto lui non ci ha visto. Bravissimo. Ok. Allora, intanto aspettiamo. Ah, ok, sembrava che ci volesse sparare a noi, invece no. Ok, meno male. Che succede? Dov'è il signor Lafreniere? È morto. Cosa? Vai, ti spiego dopo. Ok, scappiamo. Ok, scivola sotto, Di qui vabbè. non Queste si sono le passa. basi. Allora andiamo. Sì. Però prima dobbiamo fare piazza pulita, così per evitare che si rompano le scatole ulteriormente. Ok. Più come uscire? Mi arrampico e guardo da su. Ok, direi da qui che. Ok, da qui. Benissimo. Guardiamo. Allora, lì, qui, Dove da qui. andiamo?
Ok, da qui. Ok, ok. Allora. Easy, facile. Da qui. Perché ci sta aspettando, Anno? Ammettilo, ti sei perso. No. Dove sono? Direi di non far nulla, dai. Non combattiamo. Però lui sì, perché obbligatorio. No, ok. Non deve vederla. Ok, meno male. Provateli. Cristo. Ui me. Ora ti strapperò le budella, così potrai giocarci. Come usciremo da qui? Ok. Allora. Sì che ci usciamo, usciamo. Riusciamo ad uscire. Diamine, altro vicolo cieco. Non si vede un bel niente qui. Come usciremo da qui? Devono essere qui vicino. Laggiù! No, fermi! E ora? Quello è Claude. Cittadino, un momento! Oh. Quindi direi di fuggire però adesso, perché ce ne sono troppi secondo me. Ok, perfetto. Allora, la usciamo da qui. Ce ne sono due là. Tu prendi quello, io il suo amico. Ok. Ok. Adesso sono in troppi per poter passare. Dobbiamo collaborare, eliminarli in silenzio. Hai visto? No, sono io, amico. Credo che siano tutti. Ci siamo. Sta arrivando un bel gruppo, però. Ok. Ok, allora direi va bene, dai, corriamo almeno. Guadagniamo tempo, perché li anticipiamo. Ragazza, passare di qui? No. Eccolo. Maledetti. Ok. Alto. Tiratori. Li vedo. Forse avrai una visuale migliore dal tetto. No. È l'ultimo, ok. Non sono lontani. Trovateli. Vai, li distraggo io. Fidati. Ti aspetto domani al caffè teatro. Ti spiegherò tutto. Sei pazzo. Ci sarò. Potrei fare un po' tardi. Allora, io direi, scappiamo e facciamo prima. Ok, sì, infatti dobbiamo sfuggire ai briganti. Perfetto. Proprio quello che volevo fare. Allora, intanto la Bastiglia, bello. Vabbè, direi buttiamoci nel lago. Beh. No, non è nemmeno un lago. Che cappuccio medievale su misura. Ok, bello. Allora, mettiamo il cappuccio medievale su misura. Ok ragazzi, come avete visto ho cambiato il cappuccio, adesso c'è il cappuccio medievale su misura. Allora, stiamo andando dall'altra parte, ok. Devo andare qui. Facciamo allora i viaggi rapidi, no, a Versailles no, perché sennò mi fanno andare fino a Versailles. Andiamo a Notre Dame, dove è più vicino all'accampamento degli assassini, vai. Comunque fa ridere la scena di prima che... Arnaud ha detto ad Elise che avrebbe, cioè, ha fatto tipo l'eroe, che avrebbe fatto guadagnare tempo e poi è scappato. Intanto siamo arrivati a destinazione.
tranquillissimi, vai. Allora, leggiamo prima la descrizione, cosa che non ho mai fatto. Elise è corto di alleati e anche di tempo. Convincila a unire le forze con la confraternita per trovare chi ha ucciso suo padre. Ok, dai. Sembra una cosa abbastanza ragionevole. Allora? Allora. Ti sei dato da fare? Per trovare l'uomo che ha ucciso tuo padre, sì. Auguri. Ha ucciso parte dei miei alleati e ridotto tutti gli altri al silenzio. E non mi sono avvicinata a lui rispetto a 2 anni fa. L'ho visto. Cosa? Quando? Dove lo trovo? Non mi sembra una buona idea. Ti vuole morta, Elise. Che c'è? Vuoi proteggermi? Voglio aiutarti. La confraternita ha risorse, uomini. Non dirai sul serio. Non mi fido degli assassini. Ti fidi di me? Non sono cambiato molto, Elise. Elise, sono lo stesso che distraeva il cuoco mentre rubavi i biscotti. Lo stesso che è riuscito a tirarti fuori da quel frutteto pieno di cani. Va bene. Verrò alla confraternita. Ascolterò l'offerta. Offerta forse è un po' troppo. Ma è... Schifosa Templare. Che hai in mente? Davvero? Sono un po' paranoici in fatto di sicurezza. 2 svolte a destra, 73 passi, giù per una rampa di scale, sinistra e ancora a destra. Ricordo bene? Che diavolo hai fatto stavolta, idiota? I Templari intendono ucciderla. E tu l'hai portata qui? La confraternita ha risorse, uomini. Taci! Bene. Cosa abbiamo qui? Mi chiamo... Per la miseria! Levatele la benda! È ridicolo! Io sono Elise de la Serre. Mio padre era François de la Serre, Gran Maestro dell'Ordine Templare. Sono qui per chiedervi aiuto. Continuate. Mirabeau. Dobbiamo riaprire questo dibattito? Voglio e devo, maestro Kemar. Se non vedi il vantaggio di un'alleanza con la figlia di François de la Serre, dispero per il futuro! Continuate, signorina de la Serre. No, ci risiamo. Non siete uomini con cui di norma tratterei, signore. Ma mio padre è morto, come i miei alleati templari. E se devo rivolgermi agli assassini per vendicarmi, così sia. Che stronzate! È un trucco! Per colpirci a tradimento! Io dico di ucciderla e spedire la sua testa! Bellec! Basta! Sarà meglio tenere questa discussione in privato. Se vuole scusarci, signorina de la Serre. Ma certo. Arnaud, forse puoi farle compagnia. Avrete molte cose di cui parlare. Ok ragazzi, ci sono di nuovo. Volevo farvi sentire il dialogo. Li convincerà. Riusciremo davvero a trovarlo? Dopo tanto tempo. La sua fortuna si esaurirà. François Germain credeva che la Frenière... François Germain? Sì. Ma dove? A bottega in Rue Saint-Antoine, perché? Ma perché? Nessuno mi aiuta. Ma cosa? No. Elise. Abbiamo fermato. Aspettami! Comunque l'ultimo sguardo che Bellecco Claudio Moneta ha dato a Mirabeau era molto sinistro e tetro, secondo me vorrà fare qualcosa perché Elise! Capisco che Mirabeau è più, come si può dire,
più progressista, mentre Bellec o Claudio Monete più conservatore. Tanto ho sprecato un po' tempo, però è stato, insomma, conveniente per questi eventi folli. Adesso ci danno una ricompensa. Che cosa ti ha preso? Arnaud, François Germain era il vice di mio padre. Cosa? Fu espulso dall'ordine quando ero più piccola, per opinioni non ortodosse su Jacques de Molay o qualcosa di simile. Ma dovrebbe essere morto. Da anni ormai. Forse lui non lo sa. Vorrei proprio fargli qualche domanda. Anch'io. Ora entriamo. No, entriamo. Non me la ricordavo questa parte. Mannaggia, io volevo starmene tranquillo. Niente. Invece dobbiamo andare ad intervistare il suo laboratorio era su. Andiamo. Vegeta. Perché il doppiatore di Vegeta. Forse non era lo stesso Germain. Ah, qui c'è Goku e Vegeta. Goku e Vegeta. Forse è lo stesso Germain. Sentiamo dove sarà. Ah no, dobbiamo. Non lo intervistiamo. Dobbiamo Elise. Difendere. Non dirmelo. È una trappola. Ecco. Ok, va trappola. Bene. Allora, prendiamo. Ok, abbiamo fatto. Come osi. Ok, vabbè. Una combo incredibile, vabbè, intanto abbiamo fatto tutto. Meglio che scappiamo. Beh, è stato divertente. Come quella volta a Marsiglia. Ma con un po' di sangue in più. Non c'è niente qui. Sapeva che l'avrei scoperto prima o poi. L'abbiamo perso ancora? Forse no. Cerchiamo bene. Chiusa. Forse potrei... Esatto. Adesso capisco perché era chiusa a chiave. Arnaud, guarda. È lui, il bastardo che ha ucciso mio padre. Dobbiamo dirlo a Mirabeau, prima che... Ci penso io. Ci vediamo a casa di Mirabeau. Sì, ma si mette sempre nei guai per fare il figo con Elise. Tu li vedi? Le finestre al di là della strada. Al di là della strada. Oh. Attenzione! Ecco, è perfetto. Dunque, dovrebbe fare meno il figo, no? Perché si mette troppo nei guai. Ovviamente sono io il giocatore, quindi mi risento io. No, sto scherzando, ovviamente, dai. Ma è anche un buon modo per allenarci nella mira, anche divertente. Dai. Cambia riparo. Ok. Ok, dai. Bello. Ok, una timida alleanza. Qui vescovo, mi senti? Hai fatto no, un ottimo lavoro. Sento. L'hai trovato, François Thomas Germain. Ah, gran è ok. Maestro dei Templari. Credo che se la capisca. A quanto sappiamo, è il secondo saggio salito al vertice del potere templare. È preoccupante. Finché non sapremo altro su Germain, resta con Arnaud. Forse è sopravvissuto al Gran Maestro e può portarci al suo corpo. A più tardi. Ok, ragazzi, credo che si era capito che Vegeta era lui il Gran Maestro. Vabbè. A parte gli scherzi, spero che si sia capito, perché era ovvio comunque. E allora, quindi in questo episodio praticamente liberiamo Elise, vogliamo che
Elise entri nella confraternita. Però ci sono alcuni che dicono di no, alcuni di sì. Mirabeau è pro alla scelta. Però vediamo, perché mi sa che Goku, Claudio Moneta o Bellec sia contro. E che voglia che rimanga tutto fra assassini di, come si può dire, puro sangue. Vabbè, questo video è durato già lungo, troppo lungo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi, come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci a tutti.